Giacomelli mi deve spiegare che bisogno c'era di rovinare una bellissima partita fino a prima del rigore di Pedro. Che bisogno c'era, perché l'ha rovinata dando un rigore inesistente su Pedro, che tocca prima lui il piede del giocatore non toccandomi la palla, e poi il rigore è dato da Mancini su Mancini per presunto fallo inesistente su Calhanoglu, perché Mancini, tipo che da Bardi in Atalanta-Sampdoria, non prende né il pallone né il giocatore. Che bisogno c'era di incattivire una partita che è stata bella fin lì, maschia, sì, ma corretta. Ha innervosito, ha rovinato la partita, ha innervosito gli animi di tutti i giocatori, perché poi sono volati tutti i cartellini gialli espulsi in panchina. Ma è mai possibile questo? Perché ritorniamo sempre al discorso del sottoscritto. Quando il sottoscritto ve li dice sempre che la classe arbitrale è quella che è indegna e non ci può rappresentare in Italia e in Europa, perché risuccedono sempre queste cose. Un arbitro che è riuscito a rovinare una partita bellissima, perché è stata una partita bellissima, ragazzi. Bellissima. Comunque, tolto Giacomelli, che se sarà fumato 7-8 kg di camomilla, ho capito, o per via bocca o per via naso, sta camomilla l'ha assunta a fine primo tempo. Io alla Roma non voglio rimproverare quasi niente, una cosa sola voglio rimproverare, perché quanto cazzo mai è possibile? L'ho detto col Benevento e l'ho ribadito con lo Young Boys, e stasera si è rivisto col Milan. Oh, ma è mai possibile che i primi 2 minuti del primo tempo e i 30 secondi, i 2 minuti del secondo tempo, partimo sempre con la testa a mezzo alle farfalle, non siamo mai concentrati al 100%, piamo go sempre nei primi minuti di partita, o del primo tempo o del secondo tempo? Ma è mai possibile, santo Dio, che ci abbiamo sta concentrazione che parte in ritardo? Siamo un diesel, perché con un Milan così, prendere un gol dopo 2 minuti di partita non è facile per recuperare, perché non è che stai a giocare col Poggi Bonzi, hai giocato contro un Milan che anche stasera ha dimostrato di essere un grande Milan, una grande squadra. Nel contempo però, passando alle cose belle, ringraziando Dio, abbiamo dimostrato di avere carattere, abbiamo dimostrato di sapere reagire alle situazioni. A differenza di anni fa, che magari avremmo preso un'imbarcata e avremmo tentato il tutto per tutto, sbilanciandoci tutti in avanti. Invece non è stata così, e siamo stati una grande Roma, che abbiamo fronteggiato un grande Milan. Veramente un grande pareggio. Ovviamente ce n'ho persone da bocciare. Veretout, a parte rigore, stasera è inesistente. Calabria sembrava veramente Erdani Alves e Roberto Carlos da fascia destra, ha annullato Spinazzola, e Spinazzola ci ha messo del suo. Kasdorp veramente imbarazzante, Bruno Perez è entrato, un altro imbarazzo totale. E restante, bene o male, li promuovo tutti. Mkhitaryan al primo tempo non si è mai vista, al secondo tempo si è acceso. Zeko stasera è stato un trascinatore, Pedro è stato un trascinatore. La grande partita l'ha fatta Lorenzo Pellegrini, che ha fatto una prova suntuosa in mezzo al campo, contrastando tutto e tutti e dando qualità alla manovra della Roma. Quindi alla Roma gli dico brava, ma questi giocatori che ho citato non possono mancare nelle partite che contano, perché ci portiamo via un buon punto nello scontro diretto a Milano, soprattutto 3 gol, capito? Fuori casa, che sono importanti nell'eventuale si arrivi a pari merito, nell'eventualità si arriva a pari merito. Quindi è un grande risultato, è un grande punto, ma non possiamo ogni qualvolta partire con la concentrazione sotto zero a inizio partita e subire gol col Benevento, e poi con gli Young Boys, vabbè, pure siamo presi rigore inesistente dopo, ma comunque vabbè, se spostiamo a oggi si è ripetuta la stessa storia. Giocatori che te devono fare la differenza pure nelle partite importanti oggi sono mancati, però promuovo la grande prestazione della Roma, perché abbiamo fronteggiato un grande Milan e abbiamo dimostrato di essere grandi anche noi. Poi quello che ha fatto Giacomelli non me ne frega un cazzo, perché ha rovinato una grande partita. Ma adesso sto a commentare la prova dei miei ragazzi, la prova della grande Roma, che mi rende orgoglioso. Maglia sudata, tutti hanno corso, tutti per l'uno per l'altro, se siamo divertiti, abbiamo dimostrato carattere, abbiamo reagito. Dobbiamo ripartire da questa prestazione, limitando e correggendo gli errori dei primi minuti. Sul primo e secondo tempo, grande Roma, e bravo pure Fonseca, ma bravo pure tutte le restanti, a parte quelli che ho bocciato, che li rimando, perché sono da bocciare e li rimando la prossima. Ci vuole attenzione, ci vuole la testa, tocca giocare con la testa, soprattutto con le grandi squadre, con le piccole, e soprattutto con le grandi ci vuole accortezza,
perché non puoi far sembrare un mostro un Roberto Carlos dalla fascia destra, uno come Calabria, che fino a 6 mesi fa andava a vendere i Ferrarelli in spiaggia. Non se può. Grande prova della Roma, promuovo tutti, ripartiamo da questo punto, correggiamo gli errori e prepariamo se giovedì e poi per la partita in casa d'Europa League e poi in casa con la Fiorentina. Dai a Roma che mi sei piaciuta. E non mi venisse a dire milanista, avete rubato. Ne abbiamo rubato il cazzo, da rovinata la partita l'arbitro. Che poi si è fatto subito ripia, capito? Su rigore inesistente da gli fischiate rigore inesistente su Cialanocchi, quindi tutti sotto a sto cappellone. Scusate che stavo a morire perché dopo è pure fiato. Quindi mi venisse a dire rubato, noi ne abbiamo rubato un cazzo. Ce la siamo meritata, perché come avete creato voi, abbiamo creato pure noi occasione. È stata una grande partita, è stata una grande Roma. Dai Roma, non voglio sentire milanisti, va bene così, elogio il Milan, ma stasera c'è stata anche una grande Roma. Sempre forza grande Roma, sempre, sempre, sempre forza grande Roma.